Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qui a portare questo nuovo video, direi molto interessante. Infatti inizierò questa nuova serie che riguarda le 5 cose da sapere su uno dei vari protagonisti e personaggi comunque dei vari Assassin's Creed. Oggi faremo 5 cose da sapere su Shay Patrick Cormac, il protagonista di Assassin's Creed Rogue, e poi ovviamente con il vostro sostegno andremo avanti con tutti i personaggi della saga di Assassin's Creed. Tanto ringrazio ragazzi uno di voi iscritti che mi ha consigliato di fare questa serie, quindi grazie mille veramente, continuate a supportarmi con commenti e mi piace. Inoltre vi voglio informare che queste 5 curiosità o comunque cose da sapere su Shay, Patrick Cormac, che anche in tutti i prossimi video, saranno delle informazioni che all'interno del gioco o sono messe in secondo piano o non sono per niente presenti, quindi sono o prima o dopo i fatti del gioco stesso. E cercherò di evitare più spoiler possibile perché ovviamente non ho ancora giocato il gioco, ma non posso completamente non inserirli, quindi potrebbero esserci spoiler. Una delle cose da sapere su Shay Patrick Cormac, ragazzi, è che nacque a New York nel 1731 da una famiglia di irlandesi emigrati da Dublino. La madre morì dandolo alla luce e pertanto fu cresciuto dalla zia, visti gli impegni del padre nelle attività marittime. Nel corso proprio di una visita al padre, conobbe un ragazzo di nome Liam O'Brien, con cui diede inizio una grande amicizia, come vediamo anche all'interno del gioco, e fu proprio Liam ad aiutarlo a difendersi nel quartiere malfamato in cui era cresciuto. La seconda cosa che volevo farvi notare è che all'età di 8 anni il nostro Shay iniziò a seguire il padre per mare, dove crescendo imparò a destreggiarsi con varie armi. Le abilità acquisite gli furono utili in un'occasione in cui dovette uccidere un capitano pirata per difendere la nave su cui si trovava. E nel 1747 la sua nave fu vittima di una tempesta che fece perdere la vita a diversi uomini, compreso il padre. Questo evento drammatico lo spinse a tornare a New York, dove condusse una vita molto travagliata. Un'altra curiosità molto interessante, la terza con precisione, è quando incontrò nuovamente Liam. Infatti i due tornarono ad essere inseparabili amici dopo un periodo di divisione e di separazione. E Liam così decise di aggregarlo alla confraternita degli assassini, di cui era membro. Lo presentò quindi al mentore Achille, Davenport, che lo accolse nella confraternita e venne dunque addestrato in varie tecniche di combattimento, corse acrobatiche e tutto ciò che potesse tornare utile nel completamento delle missioni, come vediamo anche all'interno del gioco all'inizio. La quarta curiosità molto interessante, ragazzi, ed è anche ancora un'incognita, riguarda la sua morte. Infatti, ragazzi, non si sa per nulla, proprio non ci è dato ancora saperlo da la nostra cara Ubisoft, quando sia morto Shay. Infatti, l'ultima volta che lo vediamo è alla fine di Assassin's Creed Rogue. Non vi spoilerò il finale, comunque lo vediamo alla fine di AC Rogue, e poi di lui non si sa più nulla. Questo è quanto, purtroppo. Speriamo magari ci sarà un prossimo riferimento su Shay nei prossimi capitoli di Assassin's Creed, perché finora siamo rimasti ancora che Shay è ancora vivo. O magari ci potrebbe essere un nuovo capitolo con protagonista Shay, visto che non è ancora morto, o no? La quinta cosa da sapere su Shay Patrick Cormac è il motto. Ragazzi, un motto è ovviamente templare, quindi è la prima volta che lo diremo, però ve lo vado a citare. Difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo. Mai divulgare i nostri segreti né la vera natura della nostra opera. E farlo fino alla morte, a qualunque costo. Questo è il mio nuovo credo. Sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale, del rito americano. Sono più grande ora. Forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi. Ok ragazzi, queste erano le 5 cose da sapere su Shay Patrick Cormac. Come vi ho detto, sono tutte curiosità al di fuori del gioco in sé, perché comunque mi sembrava inutile riprendere le curiosità del gioco, le informazioni date nel gioco, quindi tutte le cose esterne al gioco ve le ho dette in questo video, tutte le cose principali da sapere, lo farò anche per i prossimi
attori successivi, precedenti protagonisti di Assassin's Creed, come Altair, Arno, Ezio e così. Quindi vi invito a lasciare un bel mi piace se vi piace come serie, scusate il gioco di parole. Vi invito a farmi sapere se vi piace che non do informazioni all'interno del videogioco stesso, all'interno del video, perché mi sembra una roba abbastanza inutile, e se vi piace sapere queste cose al di fuori del gioco, credo che siano più interessanti secondo me. E niente, direi che noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!